piacere rivederti. Finalmente possiamo vedere l'ombra. Cosa bisogna fare in questo posto per farsi notare? Ha deciso che tempo che vi incontriate. Perché quel posto tra le vecchie rovine è così importante? Perché nella vecchia casa c'è una potente energia. Le teste di metallo ne sono attratte. Vuoi scherzare? Eh? Io conoscevo il tizio che abitava lì. Ah, così? Voi sareste quelle due nuove reclute sempre in mezzo ai guai. Oh, non è possibile, ancora lui! Benvenuti nel nostro umile mondo sotterraneo. Io sono conosciuto come l'Ombra, ma potete chiamarmi Samos. Chi siete voi? Accidenti, Jack! Tutta questa strada per incontrare Sua Maestà Testa di Ceppo? Il nonnetto verde? Ma sul serio non ci riconosci? Spiacente, ragazzo, mai visti prima e io non dimentico mai una faccia, specialmente una brutta come questa. Ci risiamo, lo sapevo. Ah, ma com'è possibile? Con te abbiamo attraversato il passaggio nel futuro, giusto? Già, sembravi un vecchio Barbagianni, più brutto di un tronco nodoso. Che ti è successo? Mentre eravamo via, ti sei fatto rinverdire le fronde? Sentite, ragazzi, non so quali erbe abbiate masticato e non mi importa. Non ho tempo per queste stupidaggini. Io so che dobbiamo destituire un barone, proteggere un giovane erede, fermare un'invasione di teste di metallo e salvare una città. Direi che è un programma consistente. Ad ogni modo, non ho utilizzato alcun passaggio. Odio il teletrasporto. Parla esattamente come il vecchio Samos. Sentite, dovete andare nella foresta rifugio ed eliminare un po' di teste di metallo. Dalla foresta deriva tutto il mio potere, però non posso proteggerla ancora a lungo. Trovate e distruggete tutti gli esploratori delle teste di metallo. Buona fortuna e benvenuti in guerra. Serve un'autorizzazione di Olaf a questo portale. Bomba, ragazzi! Esci dalla città. Thank you.
Jetboard! Whoa!
ancora tornata al nascondiglio. Un'altra missione per voi. Subito quest'area è di competenza delle guardie Crimsi. Uno dei cargo di Echo Divin sta arrivando dal deserto, ma il segnale di riconoscimento è un po' strano. Il pilota è spaventato. Gli daremo un'occhiata, almeno saremo tranquilli. Vuoi una mano? No, non serve. Un attacco sorpresa delle teste di metallo! Dannazione! Tocca a noi adesso. Datemi una mano a far fuori le teste di metallo. Per favore! Pronto per un... Bel lavoro. Li abbiamo eliminati. Le teste di metallo diventano sempre più audaci. Sembra quasi stiano mettendo alla prova le nostre difese. Ho un brutto presentimento. E dire grazie, magari. Attenzione, sono a piedi. Alla tua libertà. Ehi. Lavoro i miei.
nostri affari. Che mondo è se non è più possibile corrompere qualche guardia? Mm?